Eccoci qua. Allora, l'oggetto del video di oggi è il recupero di un vecchio avvitatore a batteria. La batteria, eccola qua. E si tratta di un MacTech, una versione economica, una linea economica della Makita. Tanto è vero che c'è scritto qua Makita Corporation. Dov'è che c'è scritto? Eccolo qua, Makita Corporation. Faccio ombra lo smartphone. Ok, bene. Allora, questo lo teniamo qui da questa parte, perché quest'altro lato mi servirà per mettere dei video sulla lavorazione che ho fatto. Che cosa ho fatto? Ho tolto, prima di tutto l'ho aperto, l'ho pulito, perché chiaramente nel frattempo, dopo tanti anni di utilizzo, dentro è abbastanza sporco. L'ho pulito, ho tolto il connettore della batteria, ho preso i fili, ci ho attaccato un bel filo, una bella sezione, qui è ancora tagliato perché ancora devo provvedere a metterci i coccodrilli, e praticamente poi ho tagliato, ecco qua, quello che ne rimane, ho tagliato la parte terminale, appunto dove era poi, dove andava a finire la batteria. Dopodiché qui praticamente ci rimane, vedete, il buco brutto, si impugna male, e ho costruito questo tappo utilizzando, prima di tutto mi sono fatto una dima di legno di questo buco qua, partendo sempre da questo rottame, e ho costruito due pezzi che ho incollato tra loro, e poi alla fine ne ho preso un altro, ce l'ho incollato, ho lasciato un pochino di spazio, non è un granché, però questo adesso lo monteremo qui. E praticamente ora, fino a che durerà il motorino, il che non manca molto perché puzzicchia oramai di un po' di bruciato quando gira, perché comunque ha lavorato veramente tanto, ha svolto onorevolmente il suo compito questo prodotto, e adesso rimane appunto di passare questo, e lo facciamo magari insieme, ci metto due viti per fermarlo. E poi è finita qui. Così abbiamo recuperato questo avvitatore. Non si butta mai via niente. Adesso, con la santa pazienza, passiamo il filo qui dentro. Ho già fatto il buco. Mi sono lasciato un cavo abbastanza lungo, perché chiaramente poi bisogna lavorare comodi. Così con questo magari ci si mettono due bei coccodrilli all'inizio del filo e lo possiamo attaccare un po' dove capita. Ecco qua, a posto. Ok, questo adesso, per finire il lavoro, dobbiamo fare un buchettino di qua, un buchettino di là, per metterci praticamente, nel frattempo mentre parlo cerco il pennarello che si è inevitabilmente perso sul bancone, sempre perché l'ambiente è molto ordinato, metto una vite qui e un'altra vite la mettiamo di qua, qui, perché così non vado a beccare con le viti il filo. Ecco qua, adesso col santo trapano facciamo due buchini e poi una bella vitarella. Non è che servono viti chissà quanto grandi, anzi, adesso santo trapano e facciamo un buchino di qua. Ok, eccole qua le vitarelle, non servono viti grandi, non c'è lo scopo, veramente. C'è un buchetto,
adesso c'è un po' da insistere per metterla dentro. Prendiamo un cacciavite, c'è bisogno dell'avvitatore, facciamo una cosa delicata. Ho scelto queste viti perché sono a testa tonda, più adatte per questo. Prima di tutto, vabbè, sono queste quelle che ho, quindi. Però tra tutte quelle che ho preferito usare queste, che sono più, sono tonde e non danno fastidio. Ora passiamo all'altra parte. Stessa storia. E voilà, a posto. Così questa è una bella impugnatura, sembra James Bond, Ta-da. Ora proviamolo, andiamo ad attaccare a un alimentatore. Il mio vecchio alimentatore brucia tutto, lo attacco a quello. Gira parecchio, troppo, perché questo coso tira fuori non più 12-14 volte come dovrebbe tirare fuori, ma ne tira fuori 22. Sono decisamente troppi per questo avvitatore. Però abbiamo visto che gira. Abbiamo visto che gira. E questo ci basta. Ora devo risolvere un problema, devo aprire quell'alimentatore e metterlo a posto, perché devo capire perché tira fuori tutti sti volt. È sempre un danno legato all'altra volta che ho fatto il danno sul decespullatore. Problema risolto. Alimentatore sistemato, tira fuori 14,5 volts. Questo tira fuori un boato di ampere, non si siederà mai. Intanto è vero che, come vedete, proviamo un po' sotto carico. Ok, ora però siccome è anzianotto questo qui, lo continueremo a utilizzare qui sul bancone per fare forellini, qualche cosa insomma di delicato, dove serve una buona maneggevolezza, ma oramai è arrivato al sul junkyard, diciamo. Quindi lo abbiamo recuperato, ci giochiamo un po', fino a che dura, fa verdura, come diceva l'antico. Non si butta mai via niente.